prima volta che guido, vai. Ma in realtà è la seconda, visto che mi hai rubato la macchina l'ultima volta. Magari spingendo e mandando giù. Lascia la frizione, la macchina va indietro da sola. Vieni indietro. Frena, aspetta, eh. Vediamo quanto spazio c'ha. Beh dai, un po' sì, ma Cap farà un disastro. Io già la vedo che la distrugge. Dammi indicazioni. Ok, allora. L'obiettivo sarebbe passare in quella zona lì. Quindi passando o in questi due alberi o in quelli. Pelo. Secondo me col volante è girato tutto dall'altro lato. Quante migliaia di manovre per manovre che io avrei fatto alla prima. Cap, cap. Allora, dove devo andare? Io entrerei da qua, secondo me ci entri meglio. Da là? Secondo me non ci entra neanche se prega. Piano, stop, 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 stop. Non può neanche fare retromarcia. Fermo, alla ferma, ruota, ferma, ruota, ferma. Dall'altra parte. Gira tutte le ruote dall'altra parte. Dall'altra parte, Samu. Perché sennò mi perché prendi l'albero. Sali sull'albero, fai un po' di parkour. Vai. Perché abbiamo dovuto registrare questo video? Io l'avevo detto, facciamolo domani che non c'è la Porsche. Frena che non vogliamo prendere la macchina di Vincenzo. Vai indietro. Che disastro, vai che indietro, disastro. Alt, alt. Gira tutto. Raga, raga, raga. Aspetta, aspetta. L'albero è attaccato. Vai avanti piano piano, eh. Mettile più dritte le ruote. Ok. Te guarda che non prenda là, eh. Vai, vai, vai. Frena, frena. Dove va? Dove va? Sta scappando via con la macchina. Ora dovrei girarla. Sì. Beh, di spazio ne hai. Cerchiamo di non finire nei fossi. Sarebbe anche meglio. Attenzione, Cap e le sue manovre. Fa manovra, c'è Opti, fai pure. È bene così, prendo i danni. Cap, sono qua, prendimi. Ehi, ehi, ehi. Occhio con l'albero. Basta la parcheggia. Che guidatore. Beh, insomma. Beh, sono un gran guidatore. Sì, insomma. Beh, dai, insomma. Niente male, ma aspettavo di peggio. Ok, raga, abbiamo in questo momento entrata. Ho intenzione di fargli un bello scherzo. Opti, io, te sei tutto. Io prevedo già che vada male. Allora, raga, io ho appena imparato a guidare. Cioè, guidare, insomma, più o meno la macchina dei miei, no? Molto meno che... Allora, ascolta, però... imparare a guidare la macchina facendo una manovra così difficile direi che non è male. Difficile, non c'è niente. C'è un albero enorme in mezzo. Alberi... Vabbè, ok, l'obiettivo, raga, è che mia mamma creda che io abbia distrutto la macchina facendo retromarcia. Quindi, cioè, andremo a infognare tipo là in mezzo, in modo tale che lei non vede bene quando arriva da laggiù, no? Direttamente dentro questi alberi. Esatto. Sai che spaccherebbe come cosa? Te dici che si rovina se la metto dentro gli direi alberi? Direi proprio di sì. Ok, non mettiamola dentro gli alberi. Poi hai tutti cambio di idea. Raga, quelli che dicono gli alberi. Questo non dovevi dirlo. Comunque vabbè raga, allora il concetto è che io praticamente con la macchina vado più o meno in questo punto. Ma non lo so, tipo presente quell'albero che è mezzo storto. Possiamo andare... Se gli porti la macchina lontanissima gli dici mamma. Bravo, esatto. Ho mandato la macchina giù per il fosso, non so più dove sia. Sai che metterla giù per il fosso non sarebbe una brutta idea. Opti, vieni. Ma se noi portassimo la macchina, praticamente vedi che qui c'è una specie di fossetto che non è propriamente un... Cioè non è proprio un fosso, ecco dai. Insomma va un po' giù. Però non è proprio un fosso. Un po' giù. Fra. Poi ti voglio vedere a rifarlo al contrario. Per salire su. Sì, effettivamente hai ragione. Vabbè. Ci sono alberi dappertutto. Sì, infatti ci sono alberi dappertutto. Ok, allora va bene. Utilizziamo la mia vecchia idea. Portiamola fino a là. Fino a quell'albero lì. Quello che vedi là. Quello lì. Perfetto. E praticamente io vado su da mia mamma e gli dico che ho sentito un rumore. Insomma, dai, qualcosa del genere. La facciamo arrivare di corsa. E va vedi bene. Anche cosa succede. Intanto raga, io non vi garantisco che non mi schianti veramente. No, io vi garantisco che lo farà. Vi garantisco. Allora che lo te farà. Col freno a mano pronto perché sì, io sono lì. Hulk col freno a mano. Ok, Opti, è il momento di salire ed è il momento di iniziare con lo Bravo. Scherzo. Vedo, ragazzi, vedete che c'è il maggiordomo che mi apre la portiera. Ma adesso il maggiordomo mi terrà la fotocamera. Vada maggiordomo. Allora, il problema di questa macchina è che è un po' complicata. Ecco, cioè nel senso è un po' diversa da sono bravo. Col freno a mano pronto, attenzione. Allora, sempre frizione, pronto. Start and stop. Il freno a mano è tirato, ok. Ora metto. Lascia il freno a mano. Mettiamo in prima. Lascio. Vai, sei lascio. Pronto? Ma è in prima o in terza? È in prima. Ok. Ah no, aspetta. Ok. Ora in prima, ok. Ora, la direzione delle ruote dovrei andare un po' avanti, no? Sì. Frena. Tranquillo che dietro non c'è niente, vai. Frena, bro. Allora, un po' avanti.
Forza, ma in terza, ti garantisco che in terza. No, non è in terza. Fa troppo fatica il motore. Fra, non è in terza, te lo dico io. Ma come fa a far così? Sei dove non sai guidare. Allora, aspetta, ti spiego un pochettino come si fa a guidare, allora. A parte che anche per te è stretta, perché non è giusto che tu stia... Oh, rallentiamo, oh, c'è un albero davanti. Toccava premere un po' il gas, ecco perché non andava avanti. Sì, forse ora, un po' sì. Sì, un pochettino sì. Ora, raga, la retromarcia dovrebbe essere molto più semplice. Sai qual è il problema? Che ci sono solo alberi passare, dietro. Esatto, devo passare. Ma vuoi fare la retromarcia? Alberi. Non ce la farei ti mai. Ti dici che non ce la farò? No, mai. Io farei fatica perché non riuscirei okay, a... Ok, 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 allora facciamo così. Devi girare a destra. Facciamo così, una bella idea. Mi inverto, vado un pochettino lì giù nel fosso. Assolutamente no, a destra. A destra, tu fai risalire su. Se andiamo per il posto, perché è così moriremo. Differenza? Perché è così differenza? Senti, sulle, tra Gardaland, tra Aquafano, ormai di andare in discesa ripida non c'ho voglia. Ok. Con te sarebbe discesa ripida. Ora. Ok, allora. Ora, raga, io sono tipo tutto sudato. Au, non te devi spegnere. Sì, ecco. Perfetto. Raga. Oh, io ho tirato su. Tranquillo, io sì, sono sì, sempre pronto. Ora. Lo abbasso? Vai, abbasso la retromarcia. Okay. Sì, sì, sempre pronto, pronto a schiantarti contro quell'albero enorme lì. Sì, sì. Un po' di gas. Con la frizione. Ah, sono in folle. Sì. Forse se metto la in retromarcia. Perfetto. Tu dimmi quando freno a mano, ok? Vai, tranquillo, te ne accorgi da solo. No, ehi, abbiamo un albero dietro. Oh mio Dio, abbiamo un vicino. Albero dietro. Oh mio, raga. Wow, oh mio Dio. Tanto è la tua macchina, bello. Ok. Cioè, anzi, è la macchina raga, di tua mamma. Io vi giuro che sono super in ansia in questo momento. Mettiamo la prima, perché io, raga, non so guidare. Cioè, non ho mai guidato la macchina, solo da moto. Guarda, non è una novità. Si era capito che tu non sapessi guidare. Ecco, se evitiamo di prendere gli alberi mentre guidi. Tranquillo, tranquillo, questo qui. Ci guarda, stiamo dirigendo proprio verso. Ti faccio vedere la tecnica del maestro. Allora, qual è la tecnica del maestro? Un pochettino di gas. Questa qui è la tecnica del maestro. A destra. Ok, ora tiro un po' la frizione. Premo un dove po' passiamo freno. Qua? Ma è contro quest'albero, eh? Proprio contro quest'albero? Sì, secondo me è perfetto. Stop. Scendi. Come dimmi scendo? Dimmi se vado contro. Ah. Insomma, cioè, io adesso che non so manco guidare la macchina mi fa andare contro gli alberi. Sì, sembra un'ottima idea. Raga, allora, guardate quanto spazio c'è. Cap, tu vai avanti. Vai. Stop, hai un po' di spazio. Beh, potrei andare ancora. No, perché graffi sotto. Perché qua è in salita, ma là è là in discesa. Quindi le ruote non salgono. Vabbè, tanto la macchina è tua. Tanto poi tua madre si arrabbia con te, mica con me. Io dico che non c'ero. Cavolo, ma sente la mia registrazione. Beh, allora codicio. Premi, tira in su e poi lascia in giù. Raga, io la vedo malissimo. No. Sì, basta. Direi che è già più vicino all'albero. Regà, dai, siamo incollati all'albero. Cioè, c'è un palmo di mano in mezzo. Lei da laggiù non se ne accorgerà mai. No, sono d'accordo. Dai, com'è? È impossibile. Come fai d'accordo? Cioè, regà, per farvi capire un attimino dove sono le altre macchine. Guardate a che distanza sono. Cioè, sono lontanissime, regà. Ok, ora, obiettivo chiamare mia mamma e dirgli che la macchina è finita laggiù. Cioè, sembra proprio che si sia schiantata contro l'albero. Da qui poi, pensate ancora da più lontano. Oh mio Dio. Facciamo un po' di scena, chiamiamo anche gli altri. Chiamo anche il padre di Zerbi. Dei rami tipo intorno. Vai, perfetto, prendi i rami. Mamma mia, regà, Octi sei un genio. Riesci a metterne uno in modo tale che spunti là davanti? Bravo, da sopra. Però non si vede da dietro, Octi. Quindi devi alzarlo un pochettino. No, guarda, ci penso io. No, fra, dammi. Guarda, ascoltami. Bravo! Perfetto. Mamma mia, regà. Questo è proprio un tocco di classe, ok. Mettilo un altro po' intorno. Aspetta. Ne metto uno qui sullo specchietto. Ok. Mamma mia, regà. Uno qui sulla portiera. Perfetto. Guarda che, regà, che tecnologia di incastri sto elaborando. Tecnologia di incastri di Octi. Octi è perfetto. Dai, io direi che è proprio la macchina più incidentata dell'universo. Oh! Grande Octi, regà. È perfetta, ok. Lo scherzo. Incredibile come poco, ma... Vabbè, lei vede un bastone da lontano infilato nella ruota. Direi che non la prende bene, dai. Octi, andiamo a chiamare tutti, diciamo che ho fatto un incidente con la macchina. Se dietro gli infiliamo un ramo. E se facciamo un incidente? Codice cap. Guarda, Octi. Dai, cioè è perfetta, sì, c'è anche il bastone che... Regà, è un disastro. È un disastro. Ragazzi, a voi quella macchina vi sembra incidentata, quella laggiù? Altro che, oh mio Dio. Esattamente, cavolo. Cioè, ragazzi, ho anche un bastone nella ruota.
Ragazze, stiamo facendo uno scherzo a mia mamma. Venite con me. Venite con me, seguitemi. Vai. Raga, c'è mia mamma che sta parlando là. Porca miseria. C'è mamma che sta parlando là. Eccoli. Li vedete? Raga, sta parlando là con i genitori di Zerbi. Ok, gli devo dire che ho schiantato la macchina. La macchina è tipo laggiù dove sono quei ragazzi. Vai. 3, 2, 1. Mamma! Mamma, 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 è successo un casino. La macchina è contro un albero. Vieni, 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 corri. Corri! È contro un albero, corri, muoviti. Muoviti. È contro una... E ho sbagliato manovra, dai. Mamma, non pensavo che fosse il gas. Era... Mamma, mi sembrava il freno. Mi sembrava il freno, corri. Corri. È laggiù, c'è Opti là. C'è Opti là. Corri. È là, è là. Ma è là. È là, è là. Mamma, che cosa ti devo dire? Che cosa ti devo dire? E là, ho sbagliato manovra. Io non lo so, io non lo so, io non lo so che cazzo devo fare. Ma io ti faccio fuori. Io ti faccio. Mamma, ascolta, non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Ma cosa si è rotto? Cosa si è rotto? Dai, ma che palle. Mamma, dai, non è che sei tanto rotta. Non è che sei tanto rotta. Mamma, ho capito. Ho sbagliato. Oh, che cacchio fai? Oh, cosa fai? Cosa fai? È uno scherzo! È uno scherzo! Guarda davanti! Ma prima di... Metti giù il bastone! No, no, no. Mamma, metti giù! No, mamma, metti giù il bastone! Mamma, è uno scherzo! È uno scherzo! È uno scherzo! Non vedi che non è rotta? Perché? Questo però è stato bello. Questo è stato bello. Ferma. No. Mi è già bastato lei.